No, io non dimentico niente, guardi. Pallino in mano al Tolentino, ma la Samp porta a casa 3 punti, sostanzialmente. Ma sì, incontravamo una squadra che conosco bene l'allenatore, conosco bene il loro modo di lavorare, quindi si lavora qui una squadra di grandissima intensità, di grandissima gamba, secondo me non eravamo ancora pronti per affrontare in una certa maniera, quindi ho dovuto aspettare perché lavorare su alcune cose perché credo che in questo momento secondo me un modo di affrontarli quasi scontato. Un buon passo in avanti però, insomma, una Samp concentrata soprattutto. I ragazzi in allenamento mi stanno dando tanto, nel senso come applicazione, come attenzione, e io devo dire la verità, anche col Pineto, fino al 60esimo, ovviamente io l'ho rivista con calma, fino al 60esimo a me ragazzi non erano dispiaciuti assolutamente. È normale che ci manca tanto, non abbiamo fatto assolutamente niente, ma ripeto, non mi sarebbe, nel mio modo di pensare, come secondo me dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, non mi sarebbe cambiato neanche un'altra sconfitta o un punto o la vittoria, ma neanche più niente. Però la pressione sarebbe aumentata. Ma la pressione non ce l'abbiamo anche domenica, ma la pressione è normale che una piazza come San Benedetto ti impone delle pressioni diverse mediaticamente, però io credo che quello che fa il nostro mestiere, la pressione, se non se la dà ogni giorno, è un problema. Senta, nella sofferenza ha avuto il merito di recuperare 2 giocatori che quasi stavano perdendo, Emili e Chinellato, il merito suo. No, è merito loro, io non ho nessun merito. Sono ma la fiducia, quindi. Sono 2 giocatori che secondo me sono bravi, si danno veramente un grande affare, ho pensato che meritassero di giocare, hanno giocato. Ma Chinellato, la prestazione di Chinellato è stata buona a prescindere dai gol, a prescindere, quindi come ha fatto gol siamo tutti molto contenti. Chinellato c'ha i gol, è un giocatore. Secondo è stato bello, voluto, proprio spinto. Mi è piaciuto più il primo perché ha attaccato bene il primo palo, ha fatto un gol. Mister, una domanda per quanto riguarda Angiulli, non è stato convocato per problemi fisici oppure per altro? Perché credo che debba recuperare una condizione fisica migliore, non è nessuna bocciatura per nessuno, è una semplice scelta perché voglio i giocatori che siano a posto fisicamente, siano al massimo, ha qualche problemino e quindi ho preferito così, niente di trascendentale, sono obbligato a fare delle scelte, ma non ho niente di particolare, semplicemente ripeto, nel tempo mi auguro di avere la squadra più rigida. Senta, domenica rientrerà Cardella, in difesa ho visto un Maude bravino, di testa soprattutto, ma ancora un po' lento mi è sembrato, sbaglio? Il Belga. Ha fatto una buona partita, è stato applicato, un ragazzo che ci mette grande. Ma di volta l'ha riproverato, ha fatto bene. Non ho seguito, non riesco a seguire tutti, però il ragazzo. A Cunzo è entrato o è uscito? Cunzo forse si è rotto il naso. Speriamo di no perché ha messo la testa su un piede avversario, quindi però se si è rotto il naso ci ha salvato un gol, va bene così. Senta,